Abbiamo al telefono Edoardo Winsper. Ciao Edoardo. Ciao a te e a tutti i radiospettatori, no, ascoltatori. Va benissimo. Questo è il terzo film che ambienti nel Salento, che è anche la tua terra di origine, giusto? Sì, è il mio quarto film e il mio terzo film salentino, sì. È più facile o è più difficile raccontare i propri luoghi, quelli che si conoscono così bene? Guarda, non so se è più facile o più difficile, ogni tanto penso che è scocciante perché tutti ti guardano, cioè gli occhi puntati addosso, ti giudicano. Altre volte mi sembra più facile perché obiettivamente esci di casa e giri. Per me è più naturale, semplicemente più naturale. Poi girare nel Salento per me è raccontare storie nel Salento è come raccontare un microcosmo per il mondo. E, ascolta, vuoi raccontare un pochettino ai nostri ascoltatori la storia di Galantuomini? I Galantuomini è una storia d'amore, una grande storia d'amore, con uno sfondo di affresco di una terra che ha perso la sua innocenza. Sì. È la storia di un magistrato che ritorna da Milano negli anni 90, nella sua terra natia, a Lecce per l'esattezza, e ritrova una terra cambiata, una terra che è diventata anche terra di mafia. Sì. E si parla di Sacra Coronita. Lì ritrova la sua vecchia amica d'infanzia, Lucia, di Sì. cui era, diciamo, da bambino innamorato, un amore molto tenero, ingenuo. Si innamora di nuovo e lui pensa che sia normale signora che vive, giovane signora che vive col suo bambino, che ha fatto con un disgraziato, diciamo. E invece si scopre che questa donna è anche il luogotenente di un boss mafioso, gestisce tutti gli interessi di questo boss che latitante Montenegro ha in Puglia. Sì. E quindi il tema del film, il dilemma, che è il dilemma del nostro protagonista Fabrizio Cifuni, è lo scegliere fra la legge scritta, il seguire le regole, il comportarsi dal galantuomo, o seguire la passione fortissima che c'è per questa donna. Sì. Beh, E se è anche lecito amare una donna che ha scelto di stare dalla parte del male, in sì. una terra che non è più una terra di galantuomini. Ma viene forse troppo ovvio il paragone con il film Gomorra, è molto diverso in realtà, però anche tu comunque hai sentito il bisogno di raccontare questa malavita organizzata che purtroppo sta prendendo sempre più piede nella nostra Italia. Sì, la mafia è un fenomeno molto forte e si presta benissimo per fini drammaturgici. Io amo la mia terra e amandola un po' la odio, perché se uno Sì. ama molto si arrabbia, si arrabbia che succedano queste Ti trovi cose. ad avere a che Però fare anche io, con questa realtà qui? esattamente, ma a differenza di Gomorra, il nostro è veramente un film di narrazione, Sì, è più puntato proprio è sulla una storia storia, un d'amore. grande storia d'amore. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo. Abbraccio a tutti, ciao. Ciao. Ciao.